forse il momento più atteso per qualunque squadra ormai a un passo da quel traguardo atteso da mesi, dove vengono magicamente coronati gli sforzi di tutta una stagione. La Fortitudo Futsal Pomezia, ospite del Flora 92, nella terzultima giornata di ritorno, può centrare la promozione in C2 già questa sera in caso di successo e di mancata vittoria dell'antagonista United Aprilia. Dal campo sportivo di Borgo Flora un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Adesso sta iniziando la partita, tanto di tessere questa manovra si affida adesso al proprio portiere Cristian Ricciarosi. È arrivato intanto il gol del vantaggio da parte della formazione del Pomezia. Ancora il Pomezia, tiro in porta intanto che è stato esploso da Caro Tenuto, bella parata. Ancora smista il pallone sulla destra, il tiro in porta, il primo del Flora 92 da parte di Mingione. Altro tiro in porta, il pallone che termina molto vicino al palo, scoccato da Decina. Adesso Antonelli ha lasciato il pallone a Esposito che lo ha perso, contropiede da parte del Flora. Attenzione, il tiro in porta insidioso che è stato tentato da Maciucca. Vergara che ha perso però controllo della sfera stessa. E poi dall'altra parte il tiro e la palla che entra, gol da parte del Pomezia, ha segnato Antonelli. Situazione di punteggio adesso è nettamente favorevole alla formazione ospite. Attenzione intanto, bellissimo slalom che è stato tentato dal numero 10 del Flora, Mingione. È uno schema, tiro in porta che è stato esploso da Maciucca. Mentre in barriera ci sono con il numero 4 Marini e il 7 Maciucca, il tiro e il gol direttamente su calcio piazzato segnato da Richard Rozzi, 3-0. Fischio del direttore di gara, parte Rosini, il sinistro di Rosini, il pallone che termina di pochissimo alto sopra la traversa, era l'ultima azione di questo primo tempo. Quello che la Fortitudo Futsal Pomezia, attenzione intanto 1-2 che si chiude il tentativo. Scorrettezza, verrà ammonito il giocatore con la maglia numero 10. Attenzione intanto, altro tiro in porta che è stato smanacciato in calcio d'angolo, sempre attento portiere del Pomezia per le azioni offensive del Flora che adesso sta rischiando però di prendere il quarto gol. Grande l'intervento del portiere del Flora 92 su Parente. Bernardini sta prendendo la rincorsa, Bernardini, c'è anche Cristian Rozzi, ma Bernardini a tirare in porta e a segnare con il sinistro il gol del 4-0. La consistenza, la qualità dei singoli, tanto c'è stato il gol del 4-1, bel tiro di destro che è stato scoccato, se non andiamo errati, da Villardello. Bernardini vince un rimpallo, Bernardini che rimette subito le cose in ordine, bel diagonale di sinistro di Bernardini. Fra le due formazioni ci sono 26 punti di differenza, dobbiamo dire che, attenzione intanto il volo d'angelo sul tiro di Bilardello del portiere Filippini, bel lavoro da parte del calciatore della maglia numero 5 e calcio di rigore. Parente, vediamo se riesce a trasformare, comoda realizzazione di Parente. Attenzione, pallone intanto rubato molto bene da Mingione. Intanto il pallone è terminato in fondo al sacco, ma sì, il gol è stato convalidato, c'è stata una generale disattenzione della retroguardia del Flora 92. Finisce qui, finisce dunque con l'esultanza generale e giustificata da parte dei giocatori e sostenitori della formazione della Fortitudo Futsal Pomezia che espugna il campo del Flora 92 con il rotondo punteggio di 7-1. Ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi, un cordiale saluto e ringraziamento anche a Gianfranco Marceddu che ha effettuato le riprese televisive.